Buonasera a tutti, amici di Domi Digital. È finita la stagione 08 di MFL. Sembrava ieri che avevo fatto il video che era finita la 07. È passato un mese e mezzo, perché con le vacanze estive ci sono state mille novità, tornei, pause più lunghe, eccetera. Quindi, che cosa succede in MFL? In MFL è stata una stagione che penso che rimarrà per sempre negli annali. Hanno introdotto il 2D, tornei temporanei, tornei a scommesse con l'ingresso che paghi in MFL e vinci più MFL di quelli che investi. Più tornei, campionati, tornei di tutti i tipi, veramente MFL si sta superando. Ha fatto il torneo addirittura esclusivo per il 2D. Io, insieme a due di voi, abbiamo partecipato. Io sono andato abbastanza bene, sono arrivato circa agli ottavi, se non ricordo male, o ai sedicesimi, ma era veramente, veramente complesso, con squadre fortissime. Adesso andiamo a vedere come è andato a finire alla fine questo campionato. Allora, eccolo qua, questa è la mia schermata. Cosa ho fatto in questo campionato? Come sapete, io ho due squadre, le Ginga e InterDigital. InterDigital, diciamo che è la squadra principale. Mi sono arrabbiato in una maniera allucinante. E penso veramente questo gioco veramente mi tiene veramente incollato e mi ha preso e mi prende cioè, in una maniera indescrivibile. Ho perso il campionato all'ultima giornata di campionato. A pari punti, sono arrivato a pari punti con il primo. Per la differenza reti perdo il campionato. Allora andiamo a vedere, intanto subito al dunque, praticamente parliamo del concreto, gli MFL. Come MFL ho guadagnato circa 5.000, più di 5.000 MFL. E qui già sono praticamente di meno perché già li ho reinvestiti, perché ne avevo vinti altri 5.000 la scorsa stagione, e quindi praticamente già li ho reinvestiti per prendere un nuovo giocatore e poi vi faccio vedere anche quale. Andiamo a vedere allora con i club. E questi sono i due club. Il primo è l'Interginga, che io voglio far vedere, praticamente è stato un campionato veramente epico. Sono arrivato praticamente con il Toronto, lui ha fatto 73 gol e io 69, quindi 4 gol fatti, cioè differenza reti sostanzialmente 9 gol circa. E 47 punti e 47 punti. E l'ultima giornata ho giocato contro di lui, pareggiando 2 a 2. Contro di lui io l'ho battuto all'andata, e cioè in una maniera indescrivibile. Infatti era andato sicuro. Lui gioca con un 4-4-2. Di solito io il 4-4-2 lo affronto con un 3-4-3 Diamond. Ha sempre funzionato. L'ultima giornata, quando doveva veramente funzionare, non l'ha funzionato. Poi ho partecipato al Rapid Play 16, che sono praticamente per la Cup, chi faceva parte della Cup 800. Il torneo sta andando avanti, quindi a breve finirà. Qui sono arrivato praticamente agli ottavi di finale in un campionato con Cup 800, con una squadra che ha Cup 740. Quindi mi devo ritenere anche qui molto soddisfatto. Praticamente sono entrato pagando 3.000 MFL e la qualificazione ottavi mi restituisce 3.700 MFL. Poi in Coppa, nella Coppa praticamente sono arrivato anche lì agli ottavi. Io mi fermo sempre agli ottavi, a quanto pare. E devo dire un campionato veramente difficile, perché siamo stati quasi per tutto il campionato tutti lì a pochi punti di differenza. Adesso la cosa che è importante è concentrarsi, cercare di imparare dagli errori di questo campionato per cercare di fare meglio l'anno prossimo. Sicuramente questo campionato è andato meglio dell'anno scorso, perché per esempio quest'anno ho fatto una selezione migliore di giocatori e quindi mi sono ritrovato a fare un ottimo turnover e quindi a poter ottenere risultati migliori anche nelle coppe. Questo veramente devo essere molto soddisfatto. Per di più, nella squadra Ginga ho iniziato con il modulo l'anno scorso con 5 difensori e tutti alla difesa, tutti in difesa e vai di contropiede, ma quest'anno quel modulo non stava andando bene e ho avuto praticamente tantissime sconfitte iniziali, non riuscivo a uscirne. Poi ho cambiato modulo, sono passato a un 3-5-2, sono passato ad offendere di più, ad avere meno paura, nonostante avessi la squadra che era la seconda più scarsa di tutto il campionato, e ho cominciato pian piano, pian piano, pian piano a risalire fino all'ultima giornata, che ero settimo. Poi all'ultimo ho perso contro le Force, che era molto più forte di me.
e praticamente mi ha scavalcato in classifica, quindi anche qui mi devo ritenere molto soddisfatto. Ma le maggiori soddisfazioni me le danno praticamente i giocatori in prestito. Questa è un'altra stagione in cui confermo nuovamente che i giocatori in prestito, i giocatori alti, non devono essere messi praticamente nelle squadre Stone. Non conviene, perché qui bisogna guadagnare MFL per guadagnare giocatori. Io oggi ho acquistato un giocatore uncommon con 10.000 MFL del valore di circa 12 euro, vuol dire 10.000 uncommon, 10.000 MFL, e il giocatore è praticamente è un 74 di overall, 73 di overall, quindi praticamente un giocatore che vale circa 40 euro, quindi così si guadagna. Il fatto, sì, è vero, vincere il trofeo è bello, averlo in bacheca è bello. Io, nonostante non ho le blu, sono 2 anni consecutivi che mi piazzo praticamente secondo in classifica e me la sono giocata fino all'ultimo in entrambi i campionati. Quindi non serve per forza avere i blu per gareggiare nelle Stone, ma bisogna avere un po' di strategia e conviene prendere in prestito. Se io do un giocatore, vi faccio un esempio, ok? Spero che si legge. Allora vi faccio un esempio di qualche giocatore, ad esempio il Leal, che è un attaccante veramente veramente fortissimo ed è blu. Lui nel mio campionato avrebbe fatto faville, avrebbe fatto anche per esempio l'esterno sinistro Wozniok ha ottenuto solo lui, con il suo piazzamento di 10ª posizione in campionato ultimo in classifica, mi ha fatto ottenere 680 MFL. Lui, poi Polak, che è il difensore, 340. Questi sono prestiti, ragazzi, prestiti di giocatori blu che sono andati praticamente in altre squadre. Quindi conviene darli in prestito in Gold, Platinum, Gold, Silver e Bronze. Bronzo, che non è una categoria ai vertici come può essere ad esempio un Platino, anche Pineda, che è andato in un Bronzo, mi ha ottenuto 350. Per intenderci, la qualificazione agli ottavi, vediamo un po', il secondo posto in campionato mi fa ottenere 560 MFL. Un giocatore solo ti può addirittura superare e quindi guadagnare di più di quello che guadagna la squadra. Quindi il mio consiglio rimane sempre quello che, se avete giocatori veramente fortissimi, vanno dati in prestito nelle categorie superiori, e poi dopo, se cercate giocatori forti, andate a prendere, anche se pagate di percentuale in più. La mia squadra Interdigital aveva circa il 10%, il 70% di prestiti verso altre squadre. Ma perché? Perché io puntavo alla vetta della classifica, ero consapevole del fatto che avevo tanti giocatori in prestito e quindi gli MFL comunque li avrei guadagnati, e posso giocarmi praticamente il campionato più serenamente. Ok, il fatto che io do per esempio 10 MFL a uno che mi ha prestato un giocatore, a me non mi interessa niente, tanto io ho giocatori che vi faccio un elenco praticamente rapidissimo, ok, di prestiti: 420 MFL, 260 MFL, 680, 340, 210, 195, 350. Questi sono i top solo nel campionato. Quindi, detto questo qui è un discorso che io ripeto e ribadisco ogni volta a fine campionato, perché poi vedendo questi numeri io me ne convinco ancora di più. Poi andiamo a vedere i giocatori. Nei 10.000 MFL che praticamente avevo accumulato, me li sono subito andate a prendere un pacchetto uncommon, e mi è uscito questo grandissimo portiere di overall 73, alto 1,90 m. Lui potrebbe essere veramente un top portiere per la mia squadra, visto che il mio portiere di questo campionato, con cui mi sono classificato secondo, aveva overall 64. Poi ho notato che quando effettivamente facevo turnover e ne avevo uno che aveva 58, in alcune partite andava bene. Mi è capitata una partita che ho beccato un attaccante che aveva tipo tiro 90 e mi ha fatto 5 tiri in porta, 5 gol, e quindi ho detto ok, prendo in prestito un portiere 69 di overall, l'ho preso a 6-7%. In questo caso anche lui sarà uno di quelli che molto probabilmente darò in prestito l'anno prossimo, oppure proverò a dare in prestito nelle categorie superiori. Poi, nell'eventualità che nessuno offra un contratto valido che ritengo accettabile, io me lo metto nella mia squadra, ma intanto l'obiettivo è mandarlo nelle categorie superiori. Bene, allora, detto questo, abbiamo fatto un excursus della stagione 08. Condividete, fatemi sapere qui sotto come siete andati. Venite anche nel gruppo Telegram, dove ho visto che tantissimi, tantissimi di noi hanno vinto i campionati, abbiamo combattuto, quindi siamo passati da
due stagioni che siamo nel gioco di MFL, già stiamo creando un gruppo di community italiana che diventa competitivo, di cui ci sono anche alcuni ragazzi all'interno della community che stanno già a livelli molto alti e che competono nelle prime categorie. Quindi ragazzi, se avete bisogno di confrontarvi o semplicemente per condividere la passione per questo gioco, venite nel gruppo Telegram, il link è qui sotto in descrizione. Se non giocate MFL, la prima volta che ne sentite parlare, andate a vedere il video nella playlist MFL di come si gioca a MFL e che cos'è MFL, dove spiego a grandi linee che cos'è, e poi ci sono una valanga di video su tattiche eccetera eccetera. Registratevi con il link qui sotto in descrizione, all'acquisto del terzo pacchetto di giocatori avrete un giocatore in regalo. E detto questo, non ho nient'altro da aggiungere, ci vediamo prossimamente con qualche altro video e aspettiamo con ansia la prossima stagione, stagione 09, che ci aspetta il 2D finalmente per tutti. Ok ragazzi, buona serata a tutti, grazie per aver visto il video da Domenico di Domi Digital.